Questa sera presso il Palazzo della Cultura di Massafra si è tenuto l'evento Ispirazioni, un tradizionale appuntamento organizzato dall'associazione Scià Massafra tra il periodo di Natale e di Capodanno. Un appuntamento durante il quale vogliamo provare a ispirare la collettività a partire dai soci dell'associazione affinché possano realizzare, ideare delle iniziative da promuovere a Massafra. Questa sera abbiamo parlato di comunicazione e promozione del territorio con ospiti molto importanti e siamo particolarmente felici di averli portati a Massafra. Ogni anno, a valle di questo appuntamento Ispirazioni, lanciamo una call to action, cioè un'iniziativa da poter realizzare durante l'anno successivo a Massafra. Questa sera è emersa l'idea di far realizzare a Massafra un podcast denominato Da Ponte a Ponte, che realizzeremo come Scià Massafra, e da ponte a ponte per connettere generazioni, per connettere parti della nostra città, ma soprattutto per poter connettere Massafra con il mondo e inserirla nel panorama pugliese di assoluta attrazione in questo momento nel mondo, perché abbiamo tante bellezze e non abbiamo nulla da invidiare ad altri territori. Noi come associazione proviamo a fare del nostro meglio e soprattutto a fare rete con tanti altri, perché l'idea non è nostra, ma vorremmo diventasse di tanti, di tantissimi. Per poter promuovere il proprio territorio è fondamentale che ci sia anche un sentimento, ecco. Non è detto che sia nato, parlo anche per esperienza personale, soprattutto quando si è molto giovani, è forte il desiderio di andare via, di scoprire magari le grandi città, di trasferirsi. Col passare del tempo le cose cambiano ed è quello che è capitato anche a me. Il consiglio che voglio dare per innamorarsi o reinnamorarsi della propria città è quello di scoprirla magari con una persona che non è del posto, quindi accompagnare un'altra persona e provare a vedere la propria città con gli occhi di un estraneo, di uno straniero, ecco, più che altro della vostra città, quindi in questo caso di Massafra. Quello che è capitato a me venendo a Massafra per la prima volta è stato proprio un moto di stupore, ecco. Mi ha incuriosito tantissimo, non pensavo fosse così bella, quindi provate a vederla con gli occhi di una persona che non conosce la vostra città, non datela per scontata. E pian piano, ecco, potreste magari reinnamorarvi di lei, perché noi, chi vive in un territorio, è il primo promotore, il primo influencer, ecco, possiamo dire, della propria città. È importante non dimenticarlo. Secondo me, amare è un'arte e come tale si impara. Questo lo possiamo applicare anche alla promozione territoriale. Per poter promuovere il proprio territorio dobbiamo conoscerlo e amarlo. Dobbiamo imparare a quello che la nostra città, il nostro territorio può offrire per poterlo poi raccontare. Ognuno di noi può rappresentare un puntino sul web. E tutti insieme possiamo rendere luminosa la città agli occhi del mondo. Essere qui in questo territorio e poterci rimanere è un privilegio, è un enorme privilegio, ma anche una grandissima responsabilità. Quindi restituirgli quello che ci ha dato in precedenza, amandolo e diffondendolo, soprattutto con i mezzi a nostra disposizione, oltre che importante, è un onore che è concesso a pochi. Quindi dobbiamo cercare di sfruttare questa opportunità al nostro meglio e far trasparire soprattutto il nostro vissuto e il nostro amore per il territorio nelle nostre azioni, sia a livello artistico che tecnologico o anche banalmente a livello di storytelling. Quindi sì, è una grande, grandissima responsabilità. Questa sera, grazie al contributo dell'Associazione Scià, che è una realtà importante del nostro territorio, abbiamo approfondito un tema che ha dato molti spunti di riflessione e anche di, come dire, di una traccia di lavoro che possiamo sviluppare per il nostro territorio, che è legato alla promozione delle nostre bellezze, del nostro patrimonio, con, diciamo, persone che hanno raccontato la loro esperienza, legata anche e soprattutto, diciamo, a quello che è poi la narrazione della Puglia. Appunto, spunti di riflessione per immaginare il nostro territorio in modo diverso, raccontarlo diversamente, e tutto parte da una base fondamentale che secondo me è importante e che hanno trasferito questa sensazione, cioè l'amore
tutto parte dall'amore per il proprio territorio, è quella che, quella molla che fa scattare quel meccanismo che ci aiuta a raccontare il nostro territorio in maniera diversa, le nostre bellezze, che è un patrimonio incredibile che in qualsiasi modo dobbiamo provare a valorizzare. Quindi grazie all'associazione per averci dato questa opportunità questa sera. In Italia sono presenti 7.901 comuni, tanti grandi e noti che ogni giorno si riempiono di turisti, altri più piccoli e meno noti, a volte quasi sconosciuti, in cui il tempo è scandito dal suono delle campane, ma che nascondono tra il vento delle campagne e tra le tradizioni una straordinaria e contraddittoria bellezza. Avete mai immaginato di visitare ogni singolo comune? Avete mai pensato di conoscerne per ognuno tradizioni, culture, aneddoti? Da Ponte a Ponte è un podcast ideato e scritto dai ragazzi di Scià Massafra, associazione di promozione sociale sita nella città di Massafra alle porte di Taranto. Scià, nel nostro dialetto, è una particella rafforzativa del verbo andare, un intercalare con cui in Puglia sollecitiamo le persone a muoversi con una certa premura, a mettersi in moto per fare qualcosa col fine di giungere a un obiettivo predefinito. È con questo spirito che abbiamo costituito l'associazione Scià Massafra, con l'obiettivo di cambiare, o meglio smuovere, qualcosa di già scritto e definito, scardinare il «si è sempre fatto così, non cambia mai nulla». In questo caso il nostro obiettivo è cambiare le logiche comunicative, provando a raccontare la storia della nostra città attraverso un podcast. L'intento del podcast è quello di raccontare i luoghi di interesse, le culture, le tradizioni di questa piccola città, ripercorrendo la sua storia, la nostra storia, attraverso leggende e aneddoti. La nostra città è divisa da diverse gravine e sopra queste si ereggono tre ponti che, come delle braccia, uniscono e riuniscono la roccia spaccata e abbreviano le distanze. La nostra città è viva grazie a quei tre ponti. La nostra città è vissuta da ponte a ponte. Questo podcast, quindi, oltre a raccontare storie, rappresenta la volontà di creare un collegamento tra le piccole realtà, come Massafra, appunto, le future generazioni e il resto d'Italia, volendo lasciare negli ascoltatori la scintilla ispiratrice per raccontare altre storie di piccole realtà. Noi vi racconteremo questo e altro. Tenetevi pronti, a breve si parte con il viaggio.